per passione. Esatto, sì, okay. Sì, sì. Poi gli dà anche a quell'altro no. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Lorenzo Marino e vabbè, sono ingegnere informatico e però mi faccio il pittore. Insomma, ringrazio Veronica e tutte le persone del Gimmo per la possibilità offertami. E vi presento appunto qualche quadro della mia raccolta in realtà, che ce ne sono vari. Allora, io uso varie tecniche di pittura. Principalmente oggi stasera ho portato smalti, tele con gli smalti, tramite una tecnica che si chiama colatura, che consiste nel far colare il colore a smalto, che si vede è anche molto lucido e molto tridimensionale, quasi effetto fuori dalla tela. Facendo colare più strati di colore si ottengono queste sfumature e queste grinze, insomma. È proprio le grinze che si possono vedere anche in altri dipinti, forse in prima di questo l'ho fatto da poco. Direi 5 giorni questo quadro. Questo che rappresenta? Allora, questa è un'eruzione vulcanica sottomarina, che rappresenta il getto di lava che esce dalle profondità degli abissi. Va a smuovere acqua creando un piccolo turbine. Allora, successivamente, questo è un quadro un po' più intenso, fa parte di una serie di altri tre quadri di quasi uguale dimensione che non ho potuto portare per propri motivi, che rappresenta appunto, è molto interiore, rappresentano sia i sentimenti positivi che i sentimenti più negativi e quindi si vedono quasi le paure, le angosce che sono quasi spettri che si innalzano, mentre sotto ci sono appunto la gioia, l'amore, il rosso, la passione. Quando ti piace poi dipingere, di giorno o di... Di solito di notte. Di solito di notte, ritorno da lavoro, mi metto a scarico, cucino e dipingo. Ad esempio, queste alcune tele si creano delle vere e proprie grinze. La tecnica che utilizzo per creare queste grinze si chiama shock termico e consiste nell'abbassare la temperatura del colore della vernice di 4-5 gradi, quindi dal caldo al freddo e dal freddo al caldo. Nello specifico questi quadri rappresentano quello di sopra e l'amore fraterno, quindi due bambini che si abbracciano. È da notare che molti non hanno colore, proprio perché possono essere, in principio era la foto di due bambini purtroppo, cioè questa comunità che fuggivano dalla guerra, e li ho rappresentati in bianco perché l'animo non ha colore, quindi è bianco, sono tutti uguali, uguaglianza. Mentre sotto è anche questa una tecnica mista, matita e smalto. E questo perché è la nascita del mondo, l'abbraccio del mondo, bambino della terra che viene abbracciato dalla madre che serve l'universo. Poi, vabbè, quello è uno dei miei preferiti, è un Vesuvio astratto a olio e fatto in tecnica vista, anche quello superfici riflettenti. Anche quello si può notare che praticamente rappresentano le luci e le ombre di Napoli, perché tramite gli specchi potete specchiarvi nel quadro, ma anche il quadro che guarda dentro di voi. Quindi sono le luci e le ombre, i sentimenti positivi e negativi. Bellissimo! L'ultimo, uno dei miei primi quadri con la tecnica della colatura, che il titolo è Il tempo è donna, che rappresenta una donna distesa, ci sono vari volti all'interno del quadro, vari profili di donna. Questa la dedico a tutte le mie amiche. E c'è una meridiana sulla sinistra, che rappresenta proprio lo scorrere del tempo, le varie fasi della donna, quindi l'età adulta, bambini, bambina e anziana. Questi sono una serie dei miei quadri. Grazie.